Bella a tutti, raga. Non so cosa sta succedendo in questo periodo, ma tantissimi degli anime RPG che stavo seguendo stanno uscendo tutti insieme. E sono un po' in conflitto perché sto giocando allo Stark, ma voglio anche dedicarmi un po' a questi, quindi vedremo. Adesso la notizia gigante che è uscita letteralmente ieri, oggi, questi giorni, dipende da quando guardate questo video, chiaramente, è che Ender Gates era letteralmente annunciato. Le pre-registrazioni per la global release, e per chi non lo sapesse, Ender Gazer è un gacha cinese, ok? Con una grafica fuori di testa, ovviamente per cellulare, e so che magari alcuni non sono così presi dai giochi per smartphone in generale, però devo dirvi una cosa, date un occhio a questa Ender Gazer, non è il livello di Noah's Ark, e tra l'altro so che molti stanno aspettando qualche news su Noah's Ark, perché ovviamente abbiamo iniziato a giocarci, abbiamo provata e le riceverete molto presto, ok? Ma comunque questo è totalmente un altro livello. E nulla, vi lascio il link in descrizione per pre-registrarvi. Se avete dubbi sulla pre-registrazione, insomma, su cosa ne pensate, perché comunque qua ci dà un 27 giorni di cooldown e non so se questo 27 giorni di cooldown fa riferimento al fatto che esce tra 27 giorni o che tra 27 giorni ci dicono la data, d'accordo? Quindi vedremo, qualsiasi sia delle due, anche perché lo aspettavamo per il 2023. Vedere questa data adesso significa che esce nel 2022, quindi o esce tra un mese o esce tra qualche mese, quindi vedremo un po' di cosa si tratta. Adesso voglio guardare con voi un trailer per. Più che un trailer, mi sembra che è uscito un bellissimo video su quello che hanno fatto per l'evento estivo, così vedete anche come vi fanno vedere gli eventi, come funziona un po' il combattimento, come sono le artwork, come sono fatti i personaggi. Voglio farvi vedere un po' come è fatto questo Ender Gazer e onestamente andatevi a guardare anche tutte le showcase di tutti i personaggi perché sono fatti strabene, raga. È molto simile a Punishing Gray Raven, non so se l'avete già visto, giocato, ed è anche quello un gioco molto grosso e che ha fatto molto bene proprio per via delle grafiche e del combattimento, di quanto è smooth, come si dice, no? Come si vede bene. E niente, non vedo l'ora, raga, andiamoci a guardare questo trailer insieme, eh? E vai. Ok, quindi questo dovrebbe essere l'annuncio dell'evento estivo. Il gioco chiaramente è già uscito in Cina, quindi questo è solamente l'annuncio di un evento e forse di nuove skin, nuovi personaggi. Vediamo un po'. Comunque, i personaggi sono fatti molto bene, le animazioni sono fatte molto bene. L'unica mia paura è che probabilmente il mio telefono possa esplodere sotto questo aspetto qui, quindi vediamo. E al momento, da quello che ho visto finora, è fuori di testa. Qua ci fanno vedere, penso sia un nuovo personaggio. Vabbè, chiaramente le loli non possono mai mancare nei giochi asiatici e penso che ne vedremo più di una. Comunque lo stile, cioè la grafica è veramente stupenda, raga. Questo chiaramente è un trailer, no? È una specie di trailer di nuove skin, personaggi, deduco. Penso siano combinazioni tra persone. Cosa? Non so cosa sto guardando. Nuova mappa? Nuove mappe, ok. Nuovo boss fight? Ok. Ovviamente nuova skin estiva. Vabbè, ma io che dubbi avevo? Va bene. Oh, va bene, certo. Vabbè, questo è quello che potete aspettarvi da questo gioco, diciamo, a parte qua chiaramente stanno annunciando le skin perché è l'evento estivo, no? Quindi minigame, fishing minigame. Ok, poi sono dei minigame all'interno del gioco che ti danno reward, probabilmente. Niente di strano per un gioco gacha, sono solo piccole cose extra, ma il fatto che te le presentano loro così non è niente male. Chiaramente non abbiamo accesso a tutti questi trailer, queste cose, perché sono in Cina, ok? Quindi dovresti un po' guardare canali o comunque content creator cinesi in qualche modo, ma è
non è proprio il massimo, insomma, però quando riesco a trovare queste cose qua, cercherò di guardarle con voi perché mi interessa molto vedere come fanno vedere le cose in Cina o comunque nei paesi asiatici, perché fanno dei trailer o comunque vi fanno vedere le cose in modo diverso da quello che ho visto ultimamente in alcuni giochi, ok? Soprattutto nelle versioni occidentali rispetto a quelle orientali, insomma. Comunque qua stanno facendo vedere una serie di cose nuove, nuovi engraving, no, gli engraving ancora no, per favore. E, niente, ok, cosa dire? Mi sembra che i personaggi sono fatti veramente bene, ho visto un sacco di gameplay, raga, ed è veramente liscio, si vede tutto benissimo, le skill sono fatte bene. È molto simile a Punishing Gray Raven, se ci avete già giocato, quindi per chi ci ha già giocato sa già che il gioco era fatto molto bene ed è fatto molto bene, infatti, quindi non vedo l'ora di sapere cosa succederà quando finisce e la data appunto di preregistrazione che c'è lì, quindi mi raccomando, vi lascio il link in descrizione per preregistrarvi. Per tutto il resto, se volete ricevere sempre novità su questo tipo di giochi, gacha, anime, MMO, eccetera, eccetera, iscrivetevi pure al canale. Mettete un bel mi piace, condividete il video se volete farlo sapere a qualcuno. Altra cosa molto utile, abbiamo un Discord dove mettiamo tutti gli annunci, dove pubblico tutti i miei video, dove possiamo condividere informazioni, eccetera, eccetera. Quindi se volete trovate il mio Discord in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se questo gioco lo seguirete. Alla prossima, bella!